posso finalmente bere nei tuoi occhi innocenti. Posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Allora, fantastica interpretazione di un pezzo di Lucio Battisti, naturalmente, perché stasera siete qui alla Rusta a presentare Lucio incontra Lucio. Sì. Alpina Scozza, ciao! Ciao! Ciao, tanto nominata, tanti premi vinti, lo sappiamo che l'abbiamo poi letto, no? E non ha cantante poco, popolare, fai tante belle cose, hai vinto tanti premi anche. Sì, diciamo. E stasera, sì, possiamo dirlo, ci presenti intanto le persone che lavorano con te, sì, e con Sebastiano. Ok, alla mia sinistra è Elsa Baldini, molto lieta, Paola Forlea, salve, buonasera, e Francesco Piccio. Allora, la particolarità di questo spettacolo, Battisti incontra Lucio Dalla, entrambi si chiamano Lucio, uno è nato nel 43, un altro un po' prima, però voglio dire, tanto un po' dopo, ma insomma, voglio dire, siamo lì. La particolarità di questo spettacolo? In realtà è l'unione, la fusione di due artisti completamente differenti tra di loro, che avevano in comune questo senso di ricerca, una ricerca di se stessi, e che poi si acuisce con questa forte personalità che entrambi avevano, però effettivamente molto differenti. Ed è questa la cosa bella di questo spettacolo, questa miscela, insomma, che si viene a creare. Ed è appunto uno spettacolo molto affascinante. Cantato, recitato, soprattutto. Cantato e recitato e cantato da tre donne e un uomo. Sì. Magari uno questa cosa non se l'aspetta. No, vabbè, certo. Magari Battisti Dalla, uno sì, pensa, vabbè, magari sono tutte cappella, quelle. Non credo. Non tutto a cappella. Siamo accompagnati da grandi maestri. Da grandi maestri musicisti. Di fama nazionale, Sandro De Ida, maestro Guglielmo Guglielmi, Aldo Vigorito al contrabbasso, Giuseppe Lapusata alla batteria e Lorenzo Guastaferro al vibrafono, quindi c'è molto molto da ascoltare, da vedere, perché poi è uno spettacolo veramente emozionante, tantissimo. Come essere diretti da Liberato Santafino e soprattutto da Sebastiano Somma? Liberato ha scritto, Liberato Sebastiano l'ha diretti. È sicuramente una grande emozione, soprattutto per me che sono il più giovane e sto entrando adesso in questo mondo. E bisogna dire che Sebastiano e Liberato sono due grandi persone, due persone con una grande pazienza, e che non finiscono mai di insegnarci, soprattutto appunto a me, e ci hanno diretto in maniera egregia nelle piccole parti, è curato, lo spettacolo è curato minuziosamente, qualsiasi entrata, qualsiasi movimento che voi vedrete è tutto quanto studiato e preciso, in modo tale da dare il miglior effetto possibile alla platea e agli spettatori, non solo dal punto di vista musicale, che il punto di vista musicale è curato dai maestri anche dal punto di vista registico. Ci sarà un modo di cantare insieme a voi? Che di solito queste sono canzoni che si cantano sulla spiaggia, alla fine dello spettacolo ci sono le canzoni, facciamo quando ci chiedono il bis, di solito noi facciamo dei brani e su quei brani c'è un invito proprio esplicito da parte di Sebastiano e tutti noi a far cantare anche il pubblico, e quello è il momento in cui ci si incontra col pubblico anche dal punto di vista da spiaggia, allora alla fine, perdone, stiamo concludendo concludiamo con l'intervista. Alfina, c'è una canzone di Dalla, una canzone di Battisti che ti piace più di tutte? Allora, sicuramente la mia preferita di Dalla è Futuro. Futuro. E anche Cala, però non fa parte di questo spettacolo. C'è Sebastiano. È anche quella un altro dei miei brani. Non ancora. I Battisti, piace molto Massimo un po'. Perfetto. E allora, in bocca al lupo per stasera. Lucio, il lupo la Lucio. Ciao, grazie. Grazie. Da Trapoli, a quella linea.